Allora, buonasera e grazie infinite al direttore Sebastiano Truglio che ci ospita qui, direttore di questa associazione in cui ci troviamo, che si chiama Università della Libera Età. L'Università della Libera Età ha organizzato questo evento assieme al CICAP Friuli Venezia Giulia. Il CICAP Friuli Venezia Giulia è un gruppo di volontariato culturale che io rappresento e che però presenterò in pochi secondi. Dirò semplicemente che il CICAP Friuli Venezia Giulia è un gruppo di volontariato culturale che fa riferimento a un'associazione nazionale più nota che si chiama CICAP, che ha sede a Padova, è fondata 30 anni fa. E sì, diciamo, come idea generale, obiettivo generale di questa associazione, del CICAP, del CICAP Friuli Venezia Giulia, è quello di stimolare nelle persone il senso critico e l'attenzione verso la corretta informazione. Questa è la filosofia del lavoro del CICAP e del CICAP Friuli Venezia Giulia. Nell'ottica di questa filosofia, quando il CICAP è nato, magari si occupava di cose tipo telepatia o spiritismo o cose di questo tipo. Oggi invece la questione è più delicata in altri ambiti, in particolare in alcuni ambiti che sono particolarmente soggetti a disinformazione o informazione vaga, confusa, non corretta. Fra questi ambiti, uno dei più cruciali, forse il più cruciale di tutti, è proprio l'alimentazione. L'alimentazione anche e soprattutto in chiave medica, ma non solo in chiave medica. Ora, perché l'alimentazione è così soggetta a strane credenze, a strane informazioni? Allora, ci sono varie ragioni, ovviamente adesso io sarò velocissimo, non preoccupatevi. Allora, una ragione, la più banale, può essere quella legata a credenze, leggende, pensieri strampalati che circolano tra le persone. Quando dico circolano, intendo dire, io sono un grande frequentatore degli autobus e faccio fatica a starmene buono quando sono negli autobus, perché ascolto le cose che dicono le persone. Uno dice che ha mal di gola e l'altro gli dice, ma guarda, non c'è problema, tu butta via tutti gli sciroppi, le medicine che ti danno i dottori, prendi del latte, lo scaldi un po', ci metti dell'olio d'oliva e mescoli il latte con l'olio d'oliva, poi bevi tutto e ti passa tutto. Queste cose io sento negli autobus e questa è una, diciamo, delle fonti che hanno a che vedere con tradizioni orali, con credenze, con impressioni, con superstizioni. Non è l'unica fonte. Un'altra fonte di disinformazione alimentare, e non solo alimentare, sono i pregiudizi, il clima di un'epoca, le idee che circolano più forti di un'epoca. Un'idea molto forte che circola nella nostra società, poi ognuno avrà, diciamo, le sue opinioni, ma è il mito della natura buona. Quindi tutto ciò che è naturale dovrebbe essere buono, compreso, non so, il veleno della tarantola, le cose invece artificiali sono cattive. Questa idea della natura buona è un'ulteriore fonte di credenze strane che, diciamo, creano questo clima e che si alimentano, perché da un mito si passa a una credenza, da una credenza alla credenza poi conferma il mito e avanti così all'infinito. Infine, ripeto, infine nella mia disamina straveloce, il marketing. Il marketing che cosa fa? Alcuni pensavano o pensano ancora che il marketing crea le tendenze. Invece altri studiosi pensano che il marketing non crea le tendenze, ma semmai le cavalca. Le tendenze, per cui uno può andare, non so, in supermercato e vede dove c'è il sale, c'è scritto sale dell'Himalaya, no OGM, senza glutine. Allora, evidentemente io non credo che sia stato il marketing a creare il terrore per il glutine e per gli OGM. Il marketing sfrutta questo terrore. Questi sono un esempio di tre fonti di disinformazione alimentare che poi diventano ancora più pericolose quando ovviamente toccano ambiti di tipo medico. Chiedo scusa, c'è un posto libero forse lì? Aspetto la mia amica, ma non... No, non si può, signore, no, se ci sono persone in piedi, una persona non si può, mi spiace. Questo non c'entra con la mia introduzione, però siamo in una condizione di disagio e bisogna venirsi incontro.
Anch'io ho dovuto mandare via persone che avevano prenotato, si sono presentate tardi, le ho cacciate via. Quindi, insomma. Va bene, allora, tornando a noi, quindi vi ho fatto questo discorso solo per introdurre e far capire di cosa parliamo. Ora, l'ambito, come capite, è un ambito immenso, sterminato. Allora, il CICA Florenzia Giulia ha avuto la fortuna di trovare una persona, che è la persona qui che poi presenterò velocemente, la dottoressa Valentina Ventura, che è una persona competente nel campo alimentare e che si offre di parlarci di questo argomento. Però siccome l'argomento è sterminato, la dottoressa ha scelto una parte, alimentazione e tumori, che probabilmente è una delle parti, anche degli aspetti più delicati di questa disinformazione alimentare. Però era anche una necessità di segmentare il problema, altrimenti facevamo un discorso infinito come quello che potrei fare io, che non accadrà, e invece io non volevo, quindi questo anche lo dico in vista di eventuali ritorni della dottoressa Ventura a Trieste, a Udine, a Gorizia, per trattare altri aspetti dell'infinita disinformazione alimentare. Ecco, e per questo adesso quindi io lascio allora la parola alla relatrice di oggi, che è sia medico chirurgo, medico come, con tutte le competenze di un normale medico, che non accade sempre, perché non sempre le persone che si occupano di diete e di alimentazione sono medici. Quindi qui abbiamo una persona che si occupa di diete e di alimentazione che è medico e in più ha anche il titolo di laurea in scienze dell'alimentazione. E quindi una persona che ha tutta una serie, diciamo, di qualifiche adatte per parlarci di questo argomento. Ed è per questo quindi che ringrazio infinitamente la dottoressa Ventura, oltre naturalmente a voi che siete venuti così numerosi e all'Università della Libertà che ci ospita. Ultimissima cosa, se riusciamo, faremo anche un brevissimo dibattito alla fine. Qui bisogna sgomberare intorno alle 6:40. Se sarà possibile, ci sarà tempo per un dibattito. Se qualcuno, non ho oggi fatto il solito discorso dei foglietti che mando in giro del CICAP, se qualcuno vuole comunque contattare il CICAP, è facile, basta andare nel sito del CICAP, si trovano tutti i contatti del CICAP Friuli Venezia Giulia, e tra l'altro qui sono persone che vengono da tante province e quindi anche la provincia di Pordenone ha un suo CICAP. Ecco, qui ci sono anche dei dépliant per chi proprio non sa nulla di che cos'è il CICAP, ha lasciato un po' di dépliant. Va bene, allora grazie ancora a tutti e parola alla relatrice. Grazie Giovanni. Grazie a tutti, è per me un piacere essere qui questa sera con voi e fare un intervento insieme a CICAP Friuli Venezia Giulia. In effetti di alimentazione e tumori se ne parla molto, se ne parla spesso a sproposito e talvolta anche senza avere cognizione di causa su alcuni concetti di base. Quindi stasera vediamo di fare chiarezza anche su alcuni termini proprio basilari. Innanzitutto, che cos'è un tumore? Non tutti forse sanno che è una proliferazione incontrollata delle nostre cellule corporee che sono in grado di invadere e distruggere i tessuti circostanti, causando dei danni importanti. La fonte più autorevole che ci dà delle informazioni sul rapporto dieta e cancro è il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che valuta tutti gli studi, tutte le pubblicazioni scientifiche in materia e solo dopo aver vagliato quelle che sono le evidenze più stringenti, gli studi più importanti, più validi, stampa dei report e stampa anche delle raccomandazioni. Le raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro sono gratuite e sono scaricabili nel sito nel sito World Cancer Research Foundation. Un altro grandissimo punto di riferimento è lo studio che è ancora in atto, EPIC, è uno studio europeo che coinvolge tantissime persone, è iniziato nel 93, sono stati fatti dei prelievi a moltissime persone e vengono monitorate da più di 20 anni su salute, cause di morte, cambiamenti degli stili di vita, eccetera. E periodicamente EPIC e i ricercatori pubblicano dei risultati e questo è molto importante per continuare proprio il confronto scientifico.
Purtroppo, parallelamente a questi capisaldi scientifici, ce ne sono altrettanti che nulla hanno a che vedere con la scienza e che però si fanno sentire, proprio perché spesso, come diceva Giuliano poc'anzi, c'è un'opera di marketing sotto importante. Uno tra i più famosi è il China Study del signor Campbell, che è un biologo che inizialmente si era proposto di studiare le varie popolazioni che occupano la regione cinese, la regione della Cina, per fare un po' come era stato fatto, come si sta facendo con lo studio EPIC in Europa. Tuttavia, questi dati raccolti, che lui sostiene di aver raccolto, non sono mai stati pubblicati né sono mai stati sottoposti a una revisione scientifica e quindi non sono validi scientificamente. Lui, nonostante ciò, ha pubblicato non solo un libro, ma più libri e poi appunto c'è stata un'opera di marketing sotto, tant'è che voi trovate gratuitamente il report e le raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, mentre i suoi libri li pagate, come i suoi anche altri, però sono stati pubblicamente smentiti dalla comunità scientifica. Inoltre è stato fatto anche uno studio sui topi, mettendo in pratica sui topolini quello che lui propone, ed è venuto fuori che c'è pure un aumento dei tumori. Scusate. Allora, iniziamo a parlare quindi delle varie frasi, delle varie credenze che appunto si sentono spesso negli autobus o così in giro nei luoghi pubblici. Il latte fa venire il cancro? Assolutamente no. Purtroppo però spesso mi accade di trovarmi davanti a un paziente oncologico che mi racconta che il suo sponte ha interrotto l'assunzione di tutti i latticini perché mi è stato detto che, perché si sente dire. È sbagliato, molto spesso questo gli cagionerà un danno. Vediamo un pochino meglio come. Allora, non abbiate paura per queste diapositive. Io le ho messe solo per cercare di dare una dimostrazione scientifica a quello che dico. Quello che vi racconto stasera non è frutto della mia fantasia, ma è sempre qualcosa di che io ho tirato fuori dalle evidenze mediche scientifiche, ho pubblicato, ok? Allora, questo studio importante è una meta-analisi, quindi diciamo che è lo studio più importante a livello statistico, ok? Come potenza, come capacità, come peso, come valore è il più importante. Allora, la riga verticale è un pochino lo spartiacque, è una riga che vale 1. Prendetelo per buono, se qualcuno si intende di statistica mi darà ragione. Allora, tutto quello che è a sinistra della linea, quindi questi rombi che stanno tutti a sinistra, vuol dire che quello che noi vediamo qui ha un fattore, ha un ruolo protettivo nei confronti del tumore, quindi non favorisce il tumore, ci protegge dall'evento tumore. Mentre quello che si trova completamente a destra ha un ruolo di tipo cancerogeno, quindi ci aumenta il rischio di tumore. I rombi che però cadono a cavallo della nostra linea verticale sono veramente significativi, cioè vuol dire che non possiamo trarre delle informazioni scientificamente valide. Okay? Ecco, vedete che quindi tutti i latticini, chiaramente sono riportati in inglese perché gli studi vengono pubblicati in lingua inglese, però vedete, per dosi anche superiori ai 600 grammi al giorno, lo yogurt, i latticini magri, hanno una valenza protettiva rispetto ai tumori. Non siamo ancora convinti di questo? Allora, vediamo, valutiamo uno alla volta quali sono i componenti che si trovano dentro il latte che molto spesso alcune persone che si dicono appunto informate, studiose circa l'alimentazione e i tumori indicano come negativi. Allora, gli acidi grassi saturi. Il latte ha degli acidi grassi saturi. Allora, analogamente allo studio che abbiamo visto prima, vi riporto un estratto di un altro studio dal quale emerge il ruolo protettivo dei latticini a basso tenore di grassi. Se fate caso, questi due numeri sono tutti e due minore di 1 e quindi si trovano
tutti e due in un'ipotetica, in un ipotetico grafico dove abbiamo la mia linea verticale, sono tutti e due a sinistra, mentre per quelli ad alto tenore di grassi non c'è alcuna evidenza, quindi non, nessuno ad oggi ha ancora dimostrato, nessuno studio ha reso evidente il fatto che i latticini grassi possano avere un ruolo nella genesi del cancro e nemmeno nelle ricadute, ok? Ci sono fior fior di studi epidemiologici fatti soprattutto sulle pazienti che hanno tumore al seno, ma anche altri tipi di tumori, che nonostante il lungo monitoraggio non evidenziano aumenti delle ricadute, eccetera, nelle persone che mangiano latticini correntemente. Il calcio è un altro fattore che molto spesso viene additato. In realtà il calcio ha un ruolo protettivo, soprattutto per quanto riguarda il tumore intestinale. Tra parentesi vi ho riportato anche un pochino gli effetti, però non voglio essere troppo tecnica. È vero che il calcio, l'eccesso di calcio, è stato dimostrato essere negativo sui tumori prostatici, quindi sembrerebbe che un'associazione tra calcio e tumori prostatici in effetti ci sia. Tuttavia servono ancora altri studi, perché non è assolutamente una relazione lineare. Cosa vuol dire? Che non è che più aumenta il calcio, più aumentano i tumori. Questo fa capire che ci devono essere altri fattori all'interno dei latticini che sono implicati nella genesi del tumore. E ancora però non si sa quali sono. Alcuni ipotizzano i grassi, però vanno fatti altri studi. Un altro fattore importantissimo, che poi rivedremo poi anche per altri alimenti, è il fattore di crescita insulinosimili o insulin growth factor 1. Perché ce ne sono più di uno. È praticamente un ormone peptidico, cioè un ormone di derivazione proteica, diciamo così. Allora, viene detto che di questo famoso insulin growth factor, che viene veramente indicato come un veleno, lo vedremo anche dopo, ce ne sia tantissimo nel latte. Allora, se nel latte ce n'è 4 nanogrammi millilitro, quindi se un giorno mi sveglio e ho voglia di bere un litro e mezzo di latte, io ho 6.000 nanogrammi, ok? Ma tutti i giorni è stimato che il mio corpo ne produce ben 380.000 nanogrammi e più da sintesi epatica, vedete che cifra, ok? Quindi capite che l'insulin growth factor del latte, ammesso che poi venga assorbito, perché deve passare per lo stomaco e nello stomaco viene quasi tutto scisso, tra le altre cose, è del tutto irrilevante. Gli estrogeni, anche questi sono tumori diversi da quello visto adesso, e questi sì hanno un ruolo importante nello sviluppo dei carcinomi mammario, dell'utero e dell'ovaio. Tuttavia è bene ricordare che dal 1981 tutti i tipi di ormoni sono banditi nell'intero ciclo di allevamento dell'animale e anche nelle carni importate in Europa. E il Ministero della Salute nel 2017 ha fatto un importante controllo a tappeto e ha rilevato che in Italia c'è stato meno dell'1% di irregolarità. Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro e l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha dato dei criteri di classificazione di tutte le sostanze in base al loro livello di all'evidenza di cancerogenicità. Cosa vuol dire? Che nel gruppo 1 ci sono evidenze certe di cancerogenicità per l'uomo, nel gruppo 2 sono evidenti solo nell'animale, nell'uomo sono ancora limitate, quindi servono altri studi. Nel gruppo 2A, il 2B invece le evidenze sono più limitate sia nell'uomo che nell'animale. Nel gruppo 3 bisogna ancora studiare, non se ne sa nulla ancora, e il gruppo 4 invece via libera, sono sostanze che certamente non sono cancerogene per l'uomo. Allora, dalle evidenze mediche scientifiche emerge che la carne lavorata rientra nel gruppo 1, quindi è certamente cancerogena. La carne rossa, adesso vedremo qual è la differenza con la carne bianca, rientra nel gruppo A, cioè limitate evidenze, ok? Allora, da lì è nato un terrorismo psicologico per cui chi cavalcava appunto determinati interessi
anche il senso di diete ha dittato la carne come un grave cancerogeno, eccetera. Allora, è bene ricordare che non tutte le sostanze che fanno parte di uno stesso gruppo hanno lo stesso potere cancerogeno, ok? Ad esempio il fumo fa parte del gruppo 1, la sigaretta non fa parte del gruppo 1, ma non ha lo stesso potere della carne. Questo cosa vuol dire? Che è bene sviluppare consapevolezza, è bene limitarne il quantitativo, soprattutto perché il Fondo Mondiale raccoglie i dati di tutto il mondo e ad esempio nei paesi anglosassoni si fa un uso 3 volte tanto quello che siamo abituati a fare noi, e già il nostro è stato visto che in media è più alto di quello che si raccomanda, ecco. Però non vuol dire che da oggi tutti devono essere terrorizzati al mangiare una carne, una bistecca o qualcosa che piace, ok? È bene saperlo ed essere adeguatamente informati. Ma perché farebbe così tanto male la carne? Allora, non è noto quale sia il meccanismo più valido tra questi. Certo è che il ferro, che si chiama eme, che sta all'interno della carne, è un potente ossidante, quindi fa delle reazioni contro le mie cellule e le invecchia prima, diciamo, le porta a essere molto più reattive, ma in senso negativo. Le alte temperature di cottura con cui spesso cucino la carne mi favoriscono la produzione di altri composti che sono per certo cancerogeni. Spesso vi è il dubbio appunto che ci siano dei contaminanti, anche se anche qui si tratterebbe di truffe o di frodi, mentre per quanto riguarda la carne lavorata certamente ci sono dei composti all'interno della carne che giocano un ruolo negativo, il sale di per sé e anche i nitriti e i nitrati che possono essere metabolizzati in nitrosammine. Allora, cercando di motivare un pochino più scientificamente il riassunto che vi ho portato, vedete che abbiamo un altro studio come quello di prima, e in questo caso non sono rombi ma sono dei quadratini, vedete che sono tutti più spostati a destra rispetto a prima. In effetti il report del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro parla di un più 12% di rischio di tumore del colon retto se io mangio ogni giorno 100 grammi di carne rossa, e secondo le evidenze dell'EPIC c'è un maggior rischio di tumore allo stomaco e anche di sviluppare tumore al rene per le donne. Mentre per quanto riguarda la carne lavorata, stesso discorso, io ho un più 16% del rischio di sviluppare carcinoma del colon retto se mangio ogni giorno 50 grammi di carne lavorata. Ok? E EPIC evidenzia anche che c'è un aumento del rischio per l'esofago, per i tumori delle vie aeree superiori, stomaco, colon retto, rene solo per le donne e mammella. Scusi dottoressa, potrebbe chiarire meglio la definizione di carne lavorata? Sì, allora la carne lavorata è una carne che è stata sottoposta a stagionatura, affumicatura, salatura, un qualche altro trattamento che ha la finalità o di aumentarne la conservabilità, come si usava una volta, no? Si tagliava il salame e il maiale, scusate, e si doveva in qualche modo mantenere i pezzi anche a lungo tempo, no? Oppure per migliorarne il sapore o così l'aspetto, in modo da renderlo più gradevole a chi compra. Ad esempio in alcuni paesi nel nord Europa usano colorare la carne di rosso perché sembra più appetibile per la popolazione. Merita quindi un approfondimento anche sulle carni bianche, perché molto spesso si sente dire che okay, la carne rossa è quella di colore rosso, la carne bianca è quella di colore bianco, ma non è così, proprio così. Per esempio il maiale ha dei tagli che sono bianchi e dei tagli che sono rossi. Allora, è vero che c'è una differenza di colore, e il colore è dato soprattutto dal fatto che la carne rossa presenta più fibre muscolari di colore rosso, cioè hanno più mioglobina, che è quella molecola che contiene il ferro. Mentre il colore viene dato anche dal sesso dell'animale, dall'età dell'animale, dal tipo di allevamento e quindi dal tipo di mangime che gli do. Allora, per quanto riguarda la carne bianca, non ci sono evidenze così importanti come per la carne rossa, quindi probabilmente è vero che non fa
male, tra virgolette, come la carne rossa, però gli studi sono ancora pochi ed è importantissimo che vi siano delle popolazioni omogenee per poter fare degli studi validi scientificamente. Ad esempio, quanti voi non conoscete che hanno sostituito la carne bianca con la carne rossa? Quanti invece assumono sia carne bianca che carne rossa? Allora, è importante che io valuti una popolazione omogenea per poter trarre delle conclusioni. Questo ancora non è stato fatto adeguatamente, o perlomeno non in abbastanza studi da poter avere delle conclusioni altrettanto valevoli. Inoltre, per quanto riguarda la carne cosiddetta bianca, ci sono anche, sembrerebbe in alcuni studi che effettivamente gli acidi grassi siano un pochino più sani, ecco. Queste sono tutte fonti AERC, quindi l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Tutti i salumi sono carne lavorata? Sì. Anche i wurstel di pollo e di tacchino. Anche il prosciutto crudo? Anche il prosciutto crudo. Bresaola. La bresaola, il salame, sì. Scusa, le lunghe cotture? E le lunghe cotture dipende dalle temperature, dipende da come si cucinano. Dipende anche dal tipo di cottura, dall'olio che uso. No. Allora. Dottoressa, scusa, sì. Se si sopprime del tutto la carne, rossa, bianca, sì, dopo, qual è il vantaggio? Dopo ci arriviamo. Scusa, una domanda sul prosciutto. Sì. Per esempio il Kaiserfleisch. Sì. Ecco, la considero lavorata, non lavorata? La considero lavorata. Lavorata. È affumicata. Sì. Affumicata. Purtroppo sì. E il prosciutto cotto? È lo stesso. Però vedete, appunto, anche qui no, tutto terrorismo, no, nel dire queste cose qua. Perché? Perché c'è una cultura, secondo me, che arriva anche a me, in generale del cancerogeno, oh mio Dio, siamo radioattivi, no? Come la pubblicità purtroppo per un'altra malattia che si faceva negli anni Ottanta. Ecco, non è così. Allora, non dobbiamo far finta di niente e passarci sopra, chiaro. Però questo non vuol dire che adesso allora tutti devono diventare vegetariani, perché se mangio un pezzo di carne vengo contaminato e morirò per certo. È l'insieme di tante cose che mi fanno la salute, eh? Questo non vuol dire che se una persona è vegetariana io devo convincerla a diventare onnivora, non è quello. Bisogna valutare tanti altri aspetti, anche il rispetto per le proprie idee, la propria religione, i propri convincimenti etici, ecco, andiamo in un discorso più ampio. Però io volevo solo riportarvi dei dati scientifici, e poi appunto c'è una fetta di così permettetemi che io mi viene solo in mente ciarlatani, volevo dire mistificatori, ecco, che cavalca per poter vendere i suoi prodotti, per poter vendere le sue cose, vero? Poi vediamo appunto sul discorso dei vegetariani che non è così. Rapidissimo, c'è un periodo di incubazione, mi spiego, se voi per esempio appunto mangiava tutti i giorni il prosciutto e poi dopo smette, è passato 10 anni senza... Sì. Allora, non ci sono studi a riguardo, diciamo che la salubrità delle cellule mi è data da tanti fattori, per cui paradossalmente io potrei essere vegetariana e fumare come un turco, però anche lì poi, no, c'è il discorso, i tumori sono delle malattie multifattoriali, la componente genetica di tipo mendeliano, padre, figlio, nipote, che hanno lo stesso tipo di tumore, eccetera, incide epidemiologicamente parlando meno del 10%. Ok, quindi tolti questi casi familiari in cui c'è proprio diciamo una patologia proprio genetica pura, ma poi abbiamo un insieme di fattori per cui io effettivamente non posso predire, no? Anche se a me viene un tumore, sì, possiamo fare un discorso appunto di probabilità, ma non potremo ad oggi affermare qual è stato la goccia che ha fatto provocare il vaso, no? Allora, quindi carne bianca e pesce non fanno mai male, dunque, no, non è vero. Allora, io ho portato una tabella che potete trovare sempre nel terzo report del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che così riassume proprio brevissimamente come la carne processata, quindi lavorata, e anche appunto alcuni tipi di pesce aumentano il rischio. Per concludere l'argomento,
Un'altra delle cose che vengono spesse dette purtroppo è da quando il cancro ha eliminato tutta la frutta, gli zuccheri, quindi la frutta. Ecco, e questa è un'altra cosa che mi dispiace, perché non apporta un aiuto ai pazienti oncologici, però è una cosa che si fa fatica a far capire. Allora, facciamo un passo indietro. Da dove nasce questa evidenza sul fatto che ha portato alcune persone a dire che il tumore si nutre di zuccheri, che non è assolutamente vero? Il fatto che ci sono degli esami diagnostici come la TACPET che mi studiano la presenza di metastasi, perché io do del glucosio al paziente, lo somministro e ovviamente riesco a tracciarlo, è un glucosio fatto apposta per essere visto, poi captato, e le cellule tumorali lo captano molto, lo mangiano molto. Quindi da lì è nata questo assioma, il tumore si nutre di zuccheri. In realtà che le cellule tumorali mangino tanto glucosio è una conseguenza del tumore, non una causa. Per quale motivo? Le cellule tumorali, abbiamo visto prima, sono delle cellule in rapida proliferazione, quindi hanno bisogno di mangiare tanto, hanno un metabolismo bello vivo. E la nostra benzina è lo zucchero, noi andiamo a zucchero, il nostro corpo va a zucchero, e quindi anche la cellula che prolifera molto capta lo zucchero. Ma se io non do zucchero al mio organismo, il mio organismo demolisce i grassi e le proteine per fare zucchero. Perché la nostra benzina è zucchero, il nostro cervello si nutre di zucchero, va avanti sullo zucchero, ok? Cosa ci può essere di vero in tutto questo ragionamento? Allora, il fatto che quell'ormone che abbiamo visto prima, il fattore di crescita insulinosimile di tipo 1, è stato visto che effettivamente aumenta nel cancro mammario prostatico, ma l'AERC ha anche chiarito che non è assolutamente un parametro da poter tenere in considerazione come fattore di rischio di per sé, okay? Quindi avere alti livelli di IGF-1 non è significativo da questo punto di vista. Allora, più è alto l'indice glicemico dei miei alimenti, quindi gli alimenti tanto zuccherini, passatemi un pochino il modo di dire, più è alta la produzione di insulina, più sarà alto la produzione da parte delle cellule di questo IGF-1, ok? E quindi l'espressione, l'espressione cellulare, quindi la proliferazione e la produzione di fattore di crescita stimola ulteriormente la proliferazione cellulare, ok? Quindi tanti zuccheri va sulla glicemia, aumenta la risposta insulinica, aumenta anche la produzione di questi dei recettori per il fattore di crescita insulinosimile, e questi a loro volta sono trasduttori di un segnale che mi provoca un aumento della replicazione cellulare. Tuttavia, ormai chi si occupa di nutrizione in modo serio sa che l'indice glicemico è un parametro, è solo uno dei tanti parametri da tenere in considerazione, e nell'elaborazione delle diete, dei consigli alimentari nutrizionalmente validi, ormai bisogna considerare il carico glicemico. L'indice glicemico è un indice di qualità dell'alimento, ma il carico glicemico tiene conto anche della quantità di zuccheri che ci sono dentro al mio cibo. Ad esempio, le carote, che vengono tanto additate come verdure zuccherine che fanno male, che il diabetico non può mangiare le carote, hanno un carico glicemico bassissimo, perché in realtà hanno pochi carboidrati in 100 grammi. Quindi vanno un po' prese con le pinze le informazioni che si sentono negli autobus. Scusi, un commento sulla pasta invece? No. La pasta era solo per fare un raffronto, cioè un indice glicemico che è tutto sommato abbastanza simile, anche se, ecco, anche se uno è basso, uno è intermedio, per carità, ma ha un carico glicemico che è estremamente diverso. Era solo per fare un raffronto, non aveva un significato ulteriore. Qui
quindi quello che sento spesso appunto è zucchero uguale frutta. Allora sì, zucchero uguale frutta, però vedete in questo grafico io vi ho riportato come mangiare da 350 a 400 grammi di frutta al giorno, che da 250 diminuisce il rischio di cancro. In questo grafico è riportato il rischio di cancro del colon retto, ok? Vedete che il rischio, che prima è più alto se mangio meno frutta, si abbassa e dà il suo limite inferiore. E poi vedete che più mangio frutta, più lui rimane costante, non è che aumenta. Se fosse vero che la frutta mi aumenta il rischio di tumori andrebbe su, ok? Ma se non siamo ancora convinti, perché questo è solo il carcinoma colorettale, vediamo che per tutte le cause di mortalità io ho un fattore protettivo della frutta, perché se io mangio meno di 4 porzioni al giorno, vedete, porzioni al giorno di frutta, e qui è calcolata anche la verdura, ho un rischio aumentato di mortalità. Se io ne mangio da 5 in poi ho un rischio minore, sono protetta. Sì. Cosa si intende per porzione? Perché ho sentito cose abbastanza diverse. Sì, allora la porzione media per un adulto, bisogna valutare lì, per un adulto è di circa 150 grammi di frutta, quindi però diciamo non si dice mai di pesare la frutta, un frutto grande tipo una mela, una pera oppure due o tre frutti piccoli, perché una volta una mi peserà 170, una volta 140, ma non... sì, non si può, cioè, secondo me non è serio dire a una persona pesi e tagli uno spicchietto, poi c'è anche chi lo fa, per carità, ecco. Mentre porzioni di verdura per un adulto, ecco, un adulto uomo medio, però anche lì bisogna sempre fare un calcolo chiaramente sulla persona, dati antropometrici, capire anche se ci sono altri fattori di rischio. Mentre per quanto riguarda la verdura, diciamo che andiamo dagli 80-90 grammi per le foglie, quindi cruda foglie, sui 180 per, sì, dai 150-180 circa per una altro tipo di verdura, che ne so, l'insalata di finocchi, di pomodori, cetrioli, mentre andiamo sopra i 200-250 per una verdura cotta. Però anche lì, io, guardi, la prendo un po' con le pinze, perché l'adulto medio è una cosa che fa un po' sorridere quando si vede le etichette nutrizionali, la dose giornaliera raccomandata, perché non siamo tutti uguali. Ecco, quindi diciamo che di frutta e di verdura di solito non c'è un limite minimo. Io quando faccio dei piani alimentari scrivo almeno e cito i grammi, però poi appunto con la dovuta postilla, che se magari ci sono dei problemi particolari può anche esserci una limitazione. Ad esempio, per alcuni chemioterapici richiedono la non assunzione di alcuni tipi di frutta, quindi bisogna sempre vedere il caso specifico. Volevo anche far presente nuovamente che nella frutta ci sono anche i polifenoli, che sono delle molecoline piccole derivate dalle piante superiori, che sono tutt'oggi allo studio, nonostante chi li venda chimicamente voglia farvi credere che si sa tutto, in realtà si sa molto poco. Quello che si sa però è che sono dei potentissimi antiossidanti, e io li prendo solo se mangio soprattutto la frutta, anche la verdura, anche i cereali integrali, però la frutta me ne dà veramente tanti. Dottoressa, sì. I polifenoli sono contenuti in un tè famoso, tè verde. Sì, anche. Allora, uno che beve 3-4 tazze al giorno, dicono, non so se questo sia un... Sì, ma dipende anche dall'origine del tè, la interrompo, perché la bustina con tutto mescolato, se ne va in Cina fanno tutt'altra roba con te. Sì. Tè banchan, tè... Sì. In certi posti, diciamo. Sì. Ecco. Dicono che è un potente antiossidante, sì, come la curcuma. Sì, però ok, dopo, allora dopo ci arrivo, però per rispondere, non esiste un cibo miracoloso. Cioè, però adesso la curcuma è via l'integratore di curcumina. Cioè, sì, ci sono tanti interessi dietro. Dico dopo però ho una slide apposta anche per questo argomento.
Allo stesso modo della frutta, volevo ricordare il ruolo protettivo che hanno i cereali, soprattutto quando sono integrali, perché sono una fonte di sostanze importanti come la vitamina E, il selenio, lo zinco, anche essi hanno i polifenoli, la fibra è importantissima perché non solo contribuisce al mantenimento del normopeso, che è un altro fattore importante per la prevenzione del cancro, ma mi diminuisce anche il tempo di transito intestinale e quindi la possibilità che, se io ho mangiato un qualche contaminante malauguratamente, lui possa venire a contatto con la mia mucosa intestinale e quindi possa essere assorbito. Inoltre, solo alcuni tipi di fibra mi danno origine nel colon a delle sostanze molto buone che esplicano un ruolo antiossidante importante, anche antitumorale, e sono gli acidi grassi a catena corta, il butirato, che si può produrre, per inciso, solo nel colon, solo il microbiota intestinale lo sa produrre, però esiste l'integratore. Su questa non vi tedio, era solo per riportare il sunto che propone il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Vedete quanto, se noi mangiamo cereali, frutta e verdura, diminuisce il rischio. Ci sono le evidenze più importanti. Mentre l'aumento del rischio c'è solo quando noi abbiamo un introito troppo basso di frutta o verdura, oppure se la fonte non è sana e quindi è contaminata. Quindi quando io parlo di zuccheri cattivi, fra virgolette, se così possiamo dire, se possiamo usare questo termine, mi riferisco a quelli industriali. Quindi a tutti gli zuccheri che vengono messi, che spesso si associano anche a dei grassi che non sono sani per il nostro organismo, non a quelli della frutta. Un'altra cosa che si dice molto, soprattutto qui in Friuli Venezia Giulia, è che il vino rosso fa bene e gli altri alcolici no. Le prime evidenze sono state riportate da Ansel Keys nel secondo dopoguerra, era un epidemiologo che per primo ha usato il termine dieta mediterranea, perché appunto c'era questo vino rosso che consumava tipicamente con costanza la popolazione del Cilento, che si ammalava meno, e il rosso è attribuito al colore dell'uva, che sarebbe dato appunto dal fatto che ci sono tantissimi polifenoli, quelle molecoline che hanno un forte potere antiossidante che colorano il vino. Ma quindi il vino rosso fa bene e gli altri alcolici no? Allora, purtroppo non è così. Allora, l'alcol contenuto nelle bevande alcoliche purtroppo appartiene al gruppo 1 della classificazione dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, e quindi tutte le bevande alcoliche sono ugualmente cancerogene. Le evidenze sul fatto che l'alcol sia cancerogeno sono varie, cioè sono tante, le ho riportate tutte qui. Diciamo che quelle più di facile comprensione sono che, essendo un alcol, solubilizza altre sostanze cancerogene favorendone l'assorbimento. L'acetaldeide, che si trova come metabolita dell'alcol, è certamente cancerogeno, e poi lui interferisce proprio con le riparazioni del mio DNA, con altri ormoni, e produce un'infiammazione cronica del tratto digerente superiore. Superiore e degli organi che lo degradano, quindi fegato e pancreas. Inoltre, una cosa volevo farvi riflettere: per avere un quantitativo di polifenoli sufficiente ad esplicare un'azione antinfiammatoria importante, io dovrei bere litri di vino, per cui mi verrebbe prima una cirrosi piuttosto che un'azione antinfiammatoria, no? Ecco, attenzione, perché alcol e fumo non si sommano tra di loro, l'effetto diventa esponenziale. Quindi, un bicchiere di vino rosso a pasto fa comunque bene? Allora, anche qui non bisogna fare terrorismo, come non correttamente hanno fatto alcuni quando è uscito il terzo report del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Allora, il WCRF dice di limitare il consumo di alcol a una unità alcolica per la donna e 2 unità per l'uomo.
al giorno. Per la prevenzione del cancro, se uno volesse attenersi rigidamente alla regola, sì, è bene non consumare alcolici. Perché? Perché non esiste un limite di sicurezza, esattamente come accade nella gravidanza, non c'è una soglia per cui posso dirmi tranquilla. Però appunto non occorre fare terrorismo su questo. Vuol dire che se una persona non beve, non le inciterò a bere, non le insegnerò a bere usualmente alcol, però se una persona beve, e questo fa anche parte della convivialità, no, del nostro vivere quotidiano, della dieta mediterranea a cui siamo abituati, consiglierò di limitare. Allora, torniamo un po' al discorso di prima. Esistono diete innovative contro il cancro? Allora, un'informazione importantissima da dare è che nessuna dieta è in grado di curare il cancro. È molto importante chiarire questo concetto. Purtroppo però le mode sono tante. Vi ho riportato quelle di cui si parla di più in questo periodo. E ne vediamo qualcuna. Allora, in voga adesso vi è l'abitudine di digiunare per prevenire il cancro, o addirittura mentre si fanno le terapie contro il cancro, quindi la diagnosi di cancro è già stata fatta. No, non previene e non mi aiuta. Allora, quali erano le ipotesi a favore del digiuno e che spingono ancora gli studiosi a ricercare in questo ambito? Il fatto che con l'invecchiamento del corpo io ho anche il fenomeno dell'immunosenescenza, cioè l'invecchiamento del mio sistema immunitario, è un fattore fisiologico, tutto il corpo invecchia con me. Il sistema immunitario che è invecchiato va incontro a, per così dire, uno stato di infiammazione subclinica, per cui lui non è così bravo, così in grado di proteggerci da tutte le malattie, quindi io rischio di ammalarmi di più, anche di tumore. Allora, attraverso il digiuno si è cercato di rallentare questo fenomeno dell'immunosenescenza ed è stato visto che in vitro, cioè nelle culture cellulari, se io riducevo, attenzione, non parliamo di digiuno, se io riducevo l'apporto calorico, le cellule vivevano di più e si ammalavano di meno. E quindi qualcuno ha pensato di fare inferenza statistica sull'uomo, cosa che è sbagliatissima, perché l'uomo è un animale, ha una complessità infinitamente maggiore di quello che può essere un vetrino. E poi perché il fatto che ci siano delle evidenze in vitro sul calo di alcuni tipi di marker dell'infiammazione, come per esempio appunto questo IGF-1 o come altri, non è ancora significativo per diminuzione del rischio di probabilità di ammalarsi di tumore. Sono stati fatti degli studi e sono stati visti che appunto alcuni marker di infiammazione diminuiscono, ma l'evidenza scientifica si ferma qui. Il fatto che per esempio alcuni marker calino, come l'IGF-1, è chiaro, perché se io, quello che abbiamo detto prima sugli zuccheri, se io non introduco zuccheri, il mio livello di zucchero nel sangue si abbassa e il mio corpo inizia a mangiare se stesso, va in autocannibalismo, cioè mangia le proteine e i grassi per formare zuccheri. Quindi è chiaro che l'insulin growth factor 1 diminuisce, è normale. Inoltre, un'altra evidenza importante che è stata appunto segnalata e di cui si parla ai convegni è il fatto che adesso ci sono tante persone che suggeriscono il digiuno. Ma come viene fatto? In alcune diete, in alcuni libri, viene addirittura suggerito di fare digiuno o di mangiare alcuni prodotti che, guarda caso, vengono venduti nel kit apposito per 3 giorni e poi nel resto dei giorni si mangia quello che si vuole, che non ha alcun buon senso, ok? C'è da dire che la popolazione sta invecchiando e quindi l'attenzione anche a livello di marketing si sta focalizzando lì.
Questo è un dato che fa riflettere. È vero che è interessante comunque che alcuni parametri diminuiscano, quindi è importante fare ulteriori studi, però non si può passare da un'evidenza in vitro, un'evidenza fatta su un pochino di animali, a fare sulla popolazione. E inoltre, permettetemi una considerazione da medico. La persona e la famiglia che riceve una diagnosi di tumore si trova in un momento di disperazione, ok? Perché c'è ancora la cultura del male incurabile, brutto male, c'è tutta questa ancora questa cultura che fa eco alla diagnosi, al nome, al termine cancro. Allora molto spesso nella disperazione sono portati a fare qualsiasi cosa venga suggerito loro, pur di migliorare, no? Perché molto spesso viene detto, beh, tanto che male può fare. Invece purtroppo i dati spiegano che il 20%, quindi una persona su 5, delle persone che hanno un tumore, muore perché sia neoplastica e non per il tumore. Cioè muore perché va incontro a malnutrizione, va incontro a un calo peso importante e non recupera più, ok? Non per causa del tumore. E questo è un dato che noi possiamo prevenire con un'alimentazione corretta, perché io devo dare una nutrizione adeguata di partenza in modo che il corpo sia forte per sostenere le varie fasi delle mie terapie, che siano esse chirurgiche, radioterapiche, chemioterapiche, eccetera. Ma poi ci saranno anche degli effetti collaterali che possono subentrare. Per esempio penso alla chemioterapia, che molto spesso mi fa perdere il gusto, mi fa nausea, mi fa inappetenza, mi fa vomito, eccetera. Ecco, se in questo quadro io inizio anche a digiunare, senza alcuna evidenza, non è giusto. Ecco, con questo capisco e rispetto le famiglie, eccetera, che veramente cercano ogni possibile soluzione. Un'altra dieta che mi desta ilarità è la dieta alcalina, per cui viene suggerito di togliere tutti i cibi che hanno un pH cosiddetto acido. Allora, per fortuna i cibi non sono in grado di modificare il pH dei nostri tessuti, altrimenti saremmo tutti morti. Allora, bisogna sapere che il pH del sangue è in equilibrio e è 7.4 e può oscillare solo di un 0,5%. Appena lui fa una piccola oscillazione a causa delle reazioni cellulari che normalmente avvengono, interviene prontamente il polmone e secondariamente il rene a riportare l'equilibrio, quella che si chiama omeostasi corporea. Ecco, a meno che non ci siano delle malattie importanti in fase di scompenso, penso ad esempio a un diabete all'esordio, come può accadere nei bambini, ma malattie importanti che richiedono un immediato ricovero, quindi me ne accorgo, il pH del sangue rimane costante. Il pH dello stomaco è sempre molto basso. Durante la digestione si abbassa ancora di più ed è un importante ruolo, fattore di difesa per l'organismo, perché io nel cibo potrei introdurre dei microrganismi patogeni, dei veleni, delle sostanze che mi fanno male. Con il mio pH io assicuro una prima difesa del mio organismo. Quindi se io anche mangio un qualcosa di basico o un qualcosa di meno acido, quando arriva nel mio stomaco lui va a pH 2, cioè anche Mago Merlino ha pH 2, ok, se lo mangio, ecco. Quindi parlare di dieta alcalina, di cibo alcalino che mi influenza il pH del sangue non ha nessun senso. Oltretutto, se vogliamo andare dietro a questa evidenza, dovremmo mangiare quasi solo banane, perché la maggior parte del cibo è acido. Il presupposto che non è scientifico, ma anche lì si è fatta un'inferenza statistica strana, è che sempre in vitro, negli studi, osservando le cellule, si è visto che le cellule in ambiente acido, le cellule tumorali, crescono meglio. E allora qualcuno ha pensato, acido, ok, allora evito l'acido, ma non è proprio la stessa cosa. Esistono quindi singoli alimenti in grado di curarci e proteggerci dal cancro?
No, perché noi non mangiamo singoli alimenti o singoli principi. Noi mangiamo insiemi di alimenti, insiemi di nutrienti, che tutti insieme hanno delle sinergie, delle interazioni importanti tra di loro. E quindi parliamo di pattern alimentari. In pratica, le uniche due, chiamiamole diete, che sono state viste avere un ruolo statisticamente significativo nel diminuire il rischio di tumore sono la dieta mediterranea e la dieta vegetariana, però occorre fare delle precisazioni. Allora, quando noi parliamo di dieta mediterranea non intendiamo la dieta nostra di tutti i giorni, intendiamo un rapporto ben preciso che potete trovare sul sito dell'ARN, per esempio, e sui siti che poi vi lascerò come riferimento, perché molto spesso noi pensiamo di mangiare sano, in realtà purtroppo stiamo andando verso un'occidentalizzazione non sana della dieta. La vera dieta mediterranea comunque è quella che è in grado di ridurre gli alimenti di per sé, gli alimenti che abbiamo visto essere più a rischio, mentre aumenta quelli che giocano un ruolo benefico. E così in questa sinergia effettivamente gioca un ruolo importante. Ci sono degli studi, uno molto importante è stato commissionato anche dal mio professore Francesco Soffi dell'Università di Firenze, che è riuscito a produrre un test per poter misurare in modo quantitativo l'aderenza alla dieta mediterranea, cioè quanto sono aderente. Ed è dimostrato che più io sono aderente, meno ho rischio di ammalarmi, sia di tumore che di altre malattie. Per quanto riguarda la dieta vegetariana, anche lì gli studi sono minori. Le persone maliziose che hanno un qualche interesse sottostante, come faceva riferimento appunto prima Giuliano, dicono che sia perché si è stata tolta questa carne. In realtà si è visto che mediamente le persone che seguono una dieta vegetariana sono più informate e tengono di più a osservare una certa qualità sugli alimenti che scelgono, hanno un certo interesse, eccetera. Non solo, ma mangiando meno carne, mangiano per forza più legumi, perché devono sostituire la fonte proteica. I legumi mi fanno fibra, proprio quella buona di cui parlavamo prima. Hanno in generale un intake, cioè un'assunzione di frutta e verdura maggiore di base, ecco, proprio come scelta. E quindi non dobbiamo appunto far terrorismo su un singolo cibo, su un singolo nutriente, ma appunto probabilmente anche in questo caso è un insieme di fattori che mi dà l'effetto benefico. Se non c'è una dieta che mi può prevenire o proteggere o curarmi dal cancro, esiste un integratore alimentare? No, e questa è una delle raccomandazioni che fa anche il Fondo Mondiale della Ricerca sul Cancro: non usare integratori per curare il cancro, ok? Gli integratori interagiscono con tantissimi farmaci, quindi non è vero la frase che spesso sento dire: tanto male non fa. Questa è proprio una barzelletta. Non è vero che tanto male non fa. Fanno e come? Allora, se io ho un tumore, sto già facendo terapie, sto già prendendo dei farmaci, è meglio che io non vada ad assumere degli integratori che possono anche magari sballarmi la mia vita, quindi l'attività del farmaco nel sangue. Ok? Inoltre il Ministero della Sanità ha dato degli avvisi anche sul fatto che alcune volte in alcuni integratori ci sono delle sostanze anche tossiche, ok? I recipienti noi non li conosciamo bene. Ci sono parecchi studi inoltre interessanti, ne ho riportato uno, ma ce ne sono anche altri anche sulla vitamina D, che fanno vedere quanto invece l'eccesso vitaminico può essere tossico. Allora, lo studio CARET, lì vedete il riferimento bibliografico se lo volete approfondire, è stato fatto somministrando vitamina A in persone a rischio di sviluppare il tumore del polmone, fumatori e lavoratori dell'asbesto. Si è visto che non solo non c'è stato nessun beneficio per il tumore del polmone, ma c'è stato un grande aumento dell'incidenza sia
di tumore del polmone sia di altri tipi di mortalità. Questo è un estratto della pagina del Ministero della Salute, solo per farvi riflettere sul fatto che ci sono più di 59.000 prodotti registrati come integratori. Questo dovrebbe farci pensare che qualche interesse di tipo economico c'è. Aspettate che avevo forse... Ok, allora, dove posso trovare quindi informazioni serie? Perché di alimentazione parla chiunque e noi dobbiamo stare attenti a verificare la fonte di quello che ci viene detto. Allora, mi sono permessa qui di riportare alcuni enti importanti che tutelano sulla salute, potete fare una foto, e che hanno un sito nel quale sono riportate tutte le informazioni che abbiamo dato stasera, più ce ne sono anche molte altre di molti argomenti, per esempio l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare dà un sacco di informazioni utili su quella che è la salubrità del cibo mangiato, spiega anche che controlli sono stati fatti, eccetera, proprio per sfatare quella che è l'idea di avere un cibo contaminato da chissà cosa. E mi sono permessa anche di riportare una parte del mio sito, perché io riporto i dati che ci sono in letteratura, non perché io riporti considerazioni personali, ma come ho fatto stasera magari riporto un sunto di quello che dicono questi enti. E infine vi lascio con le 10 raccomandazioni attuali del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che comunque potete trovare anche sul sito gratuitamente. Grazie a tutti per l'attenzione. Allora, adesso abbiamo circa 20 minuti, anche 30 se viene bene, per le domande. È un'occasione di fare le domande, quelle che appunto sentiamo nell'autobus, quelle che sentiamo a tavola, il luppolo che fa miracoli o altre cose che fanno malissimo, è l'occasione di farle. Mi raccomando, domande molto brevi e poi magari anche le risposte, ma insomma, le domande sono molto brevi. Fatele ad alta voce, prego. Volevo solo chiedere un richiamo a come si dice, quando si parla di robe di laboratorio, di sangue, non si accenna mai se la frutta o la verdura interessate negli studi sono quelli manipolati nelle vendite normali o sono quelli che arrivi. Perché è importante questo, ci sono anche altri prodotti dentro che influiscono. Quindi gli studi vengono fatti su quello che la gente mangia in modo normale, o in filo teorico dove c'è la carota veramente dell'orto tirata su via l'osca, perché le cose cambiano completamente. Sì, però anche questa bisogna capire la fonte anche della sua informazione, cioè le cose cambiano completamente, per alcuni punti di vista sono d'accordo, per altri no, nel senso che l'OGM per esempio non è ancora stato dimostrato che faccia male all'uomo, che interagisca col DNA umano. Io mangio una carota OGM, una fragola OGM, come in Canada comunemente fanno, però appunto poi io la degrado, non è che il DNA della fragola va a interagire con il mio, come avviene per esempio per il virus dell'HIV, che si fonde con il mio e poi ce l'ho per sempre. No, quindi però, bisogna dire uno. Sì, io volevo dire solo questo, volevo precisare, sì. Per esempio nel vino, no? Sì. Sfruttano tutte quelle sostanze perché... Sì. Allora quel vino che ho lì in fondo. Sì, sì, no, no, d'accordo, però gli studi, l'evidenza sul gruppo 1 di cancerogenicità è sull'alcol. Sono d'accordo con lei che molti vini sono trattati, quindi ci sono anche altre sostanze che sono allergizzanti, eccetera. Però noi, io il riferimento sulla cancerogenicità era solo legato alla presenza di alcol. Ecco. Per quanto riguarda la frutta, anche lì. Noi abbiamo la concezione che quello che compriamo sia meno sano, però l'EFSA, l'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare, ha fatto anch'esso, come il nostro Ministero della Salute, tanti studi a tappeto, a campione, eccetera, e si è visto che in realtà, per esempio, nella grande distribuzione le truffe sono davvero poche, le irregolarità sono poche. Questo anche perché se una grande distribuzione
adesso viene sorpresa nel truffare, nel fare qualcosa di irregolare, la penalizzazione a livello di marketing, di pubblicità negativa è infinita, quindi davvero si tende a stare un pochino più dentro il range, ecco. Questo non vuol dire appunto che la carota dell'orto non sia il meglio, però bisogna anche capire, per esempio, anche quel terreno è contaminato, non è contaminato, con che acqua va, sì. Vorrei chiedere questo, la sicurezza degli alimenti prevede anche il fatto degli inquinanti, dei pesticidi e diciamo di tutte le sostanze chimiche che servono per proteggere la crescita della frutta, della verdura, eccetera. Quindi rispetto a questo c'è anche una questione di sicurezza, cioè viene controllato, sì, vengono controllati anche questi parametri oppure no? Nell'Unione Europea ci sono delle norme precise, poi se uno vuole andare ad approfondire magari per singola categoria alimentare o si va sul sito. Quello dell'EFSA è quello più, diciamo, più attinente, ecco. È proprio un'agenzia europea che ha sede a Parma, che si occupa proprio dei controlli. Sì, per cui dico pure, la truffa, per amor di Dio, ci sarà sempre. Però le fragole, no? Sì. Sempre prendere le fragole biologiche, non quelle fragole che sono è come dire, ho il tumore, tolgo il latte. Vengono usati molti pesticidi, per esempio. Sì, ma è come dire, ho il tumore, tolgo il latte. Cioè, verifichiamo la fonte dell'informazione, andiamo a vedere sul sito, ci sono degli studi, sono fatti bene, eccetera. Adesso il commercio ha, anche nel caso di importazione, eccetera, ha veramente delle norme ferre, per cui tutto può essere, per carità, però bisogna andare sulla malafede. Allora torniamo al discorso poi della popolazione complottista, che ha le idee complottiste. Sì, volevo dire certo, due parole su questo. Il tema dell'agricoltura, del problema che è stato sollevato da entrambe le domande, è un tema estremamente complesso. Sicuramente la dottoressa è più preparata di me, però probabilmente qui ci vorrebbero più dei tecnici specifici. Per esempio, un mese fa il CICAP ha fatto un intero convegno di 10 ore solo su questa questione delle due domande delle due persone di adesso. Quindi la questione però è che se da una parte il tema è complesso e io adesso, siccome parlo come CICAP, non devo stare attento a quello che dico. Però bisogna, d'altra parte, bisogna stare attenti alle paure, ai nostri pregiudizi. Cioè, è vero che la mela, la fragola, la banana potrebbero contenere chissà quali schifezze, però sicuramente la nostra società contiene queste paure, quello è sicuro. Cioè, nella fragola non sappiamo che cos'è, ma nella testa della gente quello lo so bene, lì sono un esperto. La mela sì che si sa, le mele sono quelle, come quelle di Cenerentola, belle, lucide e colorate. Cioè, quella tolta dal ramo dell'albero non ha quel colore lucido. Però non c'è le date sopra. Ecco, allora dico solo una cosa: recentemente ho pubblicato, io gestisco così più per divertimento, una pagina Facebook del CICA Friuli Venezia Giulia, in cui tendo a pubblicare degli articoli di carattere scientifico, e c'è una persona che si chiama Elena Cattaneo, che avete sentito, lei è una combattente proprio su questi temi, dove io ovviamente non ho, e lei ha spiegato mille volte, anche con studi scientifici molto seri, anche Dario Bressanini l'ha detto più volte, che è un altro studioso di queste cose, che le cose che a volte ci sembrano naturali e biologiche, poi andiamo a fare degli studi e sono più contaminate di quelle che magari hanno la cera, che non fa bene, però fa meno male che le muffe, per esempio, che quelle sono cancerogene sicuro. E lascio adesso altre domande. Il problema del pesce grosso, adesso parlo tanto, tipo salmone, tonni allevati in gran parte, qual è il suo pensiero? Allora, il mio pensiero vale poco. È vero che la carne adesso e anche altri tipi di alimenti hanno delle normative molto stringenti che ancora nel pesce non ci sono, quindi è vero che il controllo del pesce ha delle maglie più larghe. È vero che più il pesce è grande, più c'è la probabilità che lui mangi i metalli pesanti, che quindi sia inquinato, eccetera. Nella dieta mediterranea, per esempio, i capisaldi sono
il mangiare locale, quindi ad esempio il nostro pesce pescato è anche stagionale, quindi il pescato fresco, piccolo, questi sono dei principi per esempio al quale ci si può rifare, ecco. Per esempio sul pesce di Bari. Allora, anche lì si può discutere su allevamento, ci sono delle evidenze che differenziano anche l'allevato Italia rispetto all'allevato in Grecia, eccetera, però come diceva lui, probabilmente io non sono la persona più informata in materia. Certamente posso consigliare tra un allevato e un pescato, un pescato, però anche lì dipende dalla zona, eccetera. Anche da come viene conservato poi, perché ad esempio se viene pescato dall'altra parte del mondo, viene conservato, bisogna capire come viene conservato, arriva da noi eccetera, non so quanto sia sano quel pescato, no? Torniamo al discorso più delle nostre paure, delle nostre poi fantasie a riguardo, no? Bisogna vedere proprio cosa dicono i dati. Mi scusi, riguardo agli integratori, ad esempio adesso vanno molto di moda i fermenti lattici. Sì. Oppure mirtillo rosso americano, sì. Ecco, volevo chiederle in particolare sui fermenti lattici, anche alla luce delle argomentazioni che lei ha portato sul latte, ha più senso prendere uno yogurt oppure appunto i fermenti lattici che ti bombardano poi i loro miliardi appunto? Allora, ha molto più senso prendere uno yogurt per due motivi. Intanto perché lo yogurt è un alimento molto più naturale, quindi viene naturale, passami il termine, nel senso buono, ecco, nel senso che viene assorbito meglio, a livello, cioè proprio ha delle caratteristiche chimiche per cui l'assorbibilità intestinale è migliore. Ammesso che non abbia un'intolleranza al lattosio, se no c'è anche lo yogurt lattosato e via dicendo. Ecco. Ma sui fermenti lattici, a meno che io non stia facendo una terapia antibiotica, per cui so che l'antibiotico mi penalizza proprio quel ceppo batterico, è un discorso molto commerciale, perché del microbiota, che si parla tanto, cioè l'insieme dei nostri microorganismi, dei nostri batteri che popolano l'intestino, si sa in realtà ancora molto poco. Pensate che ci sono tanti ceppi che non sono ancora neanche riusciti ad evidenziare, quindi dire prendo i fermenti perché così mi rimetto a posto l'intestino, sì, ma io non so neanche di che fermento ho bisogno ancora un po', ok? Cioè è un campo veramente ancora in scoperta, quindi dire prendo un tipo di fermento piuttosto che un altro, così, poi in caso di patologie può essere utile appunto con una terapia antibiotica eccetera, è frequente assumerli. C'era una signora lì. Io volevo chiederle come si intende per una unità di alcol, per esempio. Sì, allora una unità di alcol è quella che corrisponde al classico bicchiere di vino, ai 33 cl della birra e al bicchierino piccolo di superalcolico. Questa è una unità. Grazie. E fanno male uguale tutti e tre. Allora, sì, per quanto riguarda l'alcol, purtroppo sì, sono equivalenti. Proprio... Una cosa. Sì. Mi hanno parlato tanto del latte. E sì. Il caffè fa male, fa bene. No, non ci sono evidenze anche lì. Anzi, la caffeina fatta bene avrebbe anche polifenoli di suo. Sì, però anche lì se piace uno lo prende e non deve prendere neanche troppo, perché poi la caffeina è un eccitante, uno stimolante eccetera. Se uno non piace, non è che si inizia a riempirsi di caffè e cambia la vita, ecco, questo è importante come messaggio. Sì, allora il latte di soia. Allora, il latte di soia è uno delle bevande. È una delle bevande. Non è latte. Esatto. Latte di soia animale. Infatti lo stavo dicendo. Allora, è una bevanda bianca simile al latte, quindi è una delle tante bevande che vengono chiamate latte vegetale, che rientra nei latti vegetali. Allora, la soia molto spesso è un OGM di importazione dai paesi dell'America del Nord e molto spesso è stata sottoposta a dei trattamenti con pesticidi che qui non abbiamo, quindi
il fatto appunto che tante donne mi dicano ah, io non bevo il latte normale, bevo il latte di soia perché il latte mi fa molto sorridere e mi dispiace. Per quanto riguarda poi la soia di per sé non è da indicare come elemento negativo, però senz'altro è ricca di acidi grassi omega 6 che non hanno un ruolo proprio antinfiammatorio, ma piuttosto infiammatorio, ed è dimostrato che i nostri livelli di omega 6 sono già tendenzialmente alti nella popolazione media, mentre quelli di omega 3, che sono quelli antinfiammatori che ci fanno bene, sono più bassi, quindi si cerca di cambiare questo rapporto, di indurre la popolazione a cambiare questo rapporto, quindi non si suggerisce mai, a meno che non ci siano dei problemi particolari appunto a avere questo tipo di latte. Inoltre ci sono dei componenti all'interno, i fitoestrogeni, che mimano l'azione degli estrogeni. E quindi anche lì ci sono state molte discussioni sul fatto dare alla donna con tumore o non dare alla donna con tumore. Ho letto alcune ricerche, pare che comunque non abbiano un ruolo negativo, ecco, mentre inizialmente si era pensato che non avessero un ruolo positivo. Ci sono dei derivati della soia che vengono usati come terapia nel post-menopausa per combattere gli effetti collaterali, proprio perché essendo un pochino simili agli estrogeni mi danno un pochino di aiuto nel combattere dei sintomi, però anche lì non c'è un effetto del 100% insomma sulla popolazione. Nel consumo giornaliero di frutta secca, cioè cosa l'organismo beneficio, l'omega 3 o Allora, l'omega 3 della frutta secca, cioè dovrei prendere 12 kg di noci per avere un omega, è come il discorso del polifenoli sul vino, no? Adesso va di moda la frutta secca, intanto vediamo che da dove origina per esempio questa frutta secca, perché tante volte anche io sono interessata a comprarla, poi leggo bene, però anche lì usciamo dal mio seminato, quindi alzo le mani. Diciamo che una porzione media si può girare intorno ai 20-30 grammi, non di più, perché poi vanno su anche le calorie. Diciamo che sulle noci ci sono dei belli studi sul fatto che soprattutto le noci hanno un'azione protettiva sulle patologie cardiovascolari, però anche lì non è la regola, allora mi riempio, non è quello, no? È l'insieme di tante cose. Dottoressa, una domanda che volevo fare è questa. Sì. Se le cotture fatte male possono essere poi produzione di diciamo cascami che sono cancerogeni? Sì, perché però cosa si intende per cotture fatte male? Questo viene anche diciamo alla mente quando si parla del caffè, perché il caffè parte da quei semi, sì, che vengono bruciati, tostati male, sì, e poi noi facciamo il rifuso e beviamo quello, il nostro caffè. Sì, però in realtà c'è stato qualche studio fuorviante, ma evidenze sul caffè, evidenze strette, non ce ne sono alcune. Sul fatto che alcune cotture possano produrre delle molecole che sono molto reattive, sì, è vero, per esempio un fritto fatto male, quindi l'olio scaldato male, fra virgolette, a parte che il termine male è discutibile, no? È poco scientifico, ma insomma ci capiamo stasera. È vero che possono darmi origine a dei radicali liberi, quindi a delle parti, a delle molecoline che sono molto reattive. Ecco, usare per esempio la cottura a vapore è meglio, no? Beh, certamente è un metodo di cottura sano che viene suggerito. Non voglio approfittare di me. Una domanda ultima che faccio. Sì, sì, sì. Se io uso, diciamo così, cucinare a vapore e le caratteristiche buone di quello che sto facendo rimangono? Perché questa è un'altra forse follia che circola. Allora, dipende dalle sostanze, dipende da quanto tempo le cucino. Perché ci sono delle vitamine, delle sostanze che si degradano con il calore, altre che non si degradano con il calore,
mi vengono in mente le vitamine liposolubili, che si degradano di più per esempio al taglio. Quindi varia con... Sì, volevo chiedere, per una persona che non ha problemi di salute, no? Variare molto il cibo è importante? Sì, senz'altro sì, assolutamente sì. Ecco, con il cancro, oppure addirittura mi possono aumentare il rischio di patologie, tra cui anche appunto la C in particolare, che personalmente prendo, è una curiosità. Grazie. Allora, la vitamina C è stata studiata, se non erro, fino all'800 da un medico che appunto ha visto quanto era antiossidante e lui ha pensato, boh, allora più ne prendo meglio è. In realtà poi si è visto che sopra certe dosi è addirittura infiammatoria e pro-cancerogena, in quello che è lo sviluppo della cellula, la carcinogenesi, parlo a livello cellulare, ecco, quindi è bene non eccedere. C'è anche da dire che il nostro organismo, quando io ne prendo in eccesso, la elimina, perché io non ho un gran serbatoio di vitamina C, quindi diciamo che la quantità adeguata è quella di un paio di arance al giorno, per capirsi. L'eccesso l'organismo comunque lo elimina, quindi non è sano prenderla con l'integratore, perché io ne prendo dosi molto più elevate e però vado a appesantire il rene, perché il rene rilascio dovrebbe mantenere questi 60 mg come plateau di Allora, molti integratori insomma, sono discutibili sia per eccipienti che per principi attivi. Senz'altro il principio attivo migliore, cioè l'acido ascorbico così come è presente nella frutta è quantitativamente, chimicamente la cosa migliore. Inoltre con mangiando anche l'arancia non si priva di una porzione di polifenoli, fibra, acqua, eccetera, adeguata. Per esempio, non solo per inciso, la vitamina D, che spesso siamo carenti, adesso viene data. Ecco, quella è importante, per esempio, che se si fa una dieta vegetariana non si può supplire con gli alimenti, allora il medico dà l'integratore, però non è quello da banco, è un integratore che spesso in gocce viene dato sotto ricetta medica, allora può avere una valenza positiva. Sì. Volevo chiedere, io tante volte cucino l'alimento, poi mi avanzo un po', metto in frigo e poi torno a rimangiare. Non fa tanto bene, sì. Allora, la signora ha chiesto rischi, problemi, metodi, strategie per la conservazione dei cibi. Anche una conservazione a distanza di un giorno, due, cosa può succedere? Allora, questa è una domanda di igiene degli alimenti. Allora, diciamo che se io lo conservo correttamente, per esempio al freddo, non li faccio prendere aria, eccetera, non succede niente per un giorno. Poi dipende anche da come lo riscaldo, ma in genere non succede niente. Faccio spesso. Sì. Voce alta, Sulla curcuma, sì. Lato negativo della vitamina D, del sovradosaggio della vitamina D. Sì, allora, andare in sovradosaggio, rispondo per ordine. Allora, la curcuma è una spezia che adesso è molto in voga perché è venduta sotto tutte le forme, integrazioni possibili e immaginabili. In realtà si è visto che svolge un ruolo antinfiammatorio come tante altre spezie, quindi nella corretta dose è da considerare all'interno di una dieta varia per insaporire le pietanze, per esempio al posto del sale, che per cui insomma, che è bene tenere a bada anche per il rischio di ipertensione, eccetera. Ecco, non è che
anche lì non è l'alimento magico purtroppo, però è uno degli alimenti che adesso va più di moda. Vitamina D, allora, ruolo negativo di per sé non ha, la vitamina D svolge un sacco di ruoli attivi. È vero che io la posso andare in accumulo nel mio organismo perché è una vitamina liposolubile, però di solito noi siamo carenti, quindi è difficile che io vada in accumulo. Il medico di base, che di solito è quello che dà la prescrizione di vitamina D, non la dà mai prima di aver visto le analisi del sangue, prima di aver riscontrato un'insufficienza o una carenza molto severa. E altri motivi per prenderla così da banco non ce ne sono effettivamente. Guarda il consumo di pasta, sì. È comunque meglio integrarle anche la pasta? Sì, sì. Allora, le regole, allora, anche la Società Italiana di Nutrizione Umana, che lì non ho messo, però insomma è una società molto seria e che si occupa di portare avanti l'informazione medico-scientifica, raccomanda che quando è possibile è meglio far uso di cereali integrali, quindi la pasta, il riso, eccetera. Nell'ambito sempre del variare, quindi io suggerisco sempre, se non le piace integrale, mangi quella bianca, insomma, ecco, però o se comunque c'è in famiglia, ci sono delle divergenze di gusti, è bene sempre andare a un compromesso, non è che una fa bene, una fa male. Vorrei trasmettervi, lasciarvi proprio con questo messaggio: non esiste il cibo veleno, il cibo curativo, ecco, è un mix di tante cose. E la quantificazione sarebbe possibile? No, allora, sui carboidrati le linee guida parlano di dal 55 al 75% dell'intake giornaliero, però sulla porzione veramente bisogna valutare dato antropometrico. C'è una domanda semplice: le patate sono considerate verdura? Allora, sono una verdura, però a livello poi nutrizionale, avendo tanto amido, vengono considerate carboidrati. Quante volte si volete? Hanno un indice glicemico alto, lo stesso è alto, però anche queste non vanno bandite dall'alimentazione. Anche il diabetico, no? Per cui si dice che il diabetico non è vero che non mangia tutte le linee guida dell'associazione. Diabetica, ce ne sono un paio, eccetera, dicono sì che bisogna contarli e ne bisogna ridurli, bisogna stare attenti, non si può fare a caso, però non vanno eliminati. Le uova che in passato sono state demonizzate, sì, perché una volta era stato ritenuto erroneamente che l'uovo fosse il portatore del colesterolo cattivo, in realtà adesso si è visto che il colesterolo cattivo lo sintetizzo io a partire dagli acidi grassi saturi e dei saturi trans, e quindi è stato un po' rivalutato l'uovo, che invece ha anche tante vitamine e tante altre sostanze molto positive, e quindi anche 4 uova al giorno, alla settimana, scusate, si possono mangiare, non è quello che mi determina il colesterolo. Ma è un po' cattivo, queste due qua e poi chiudiamo. Sì, volevo chiedere come mai c'è stata questa campagna contro il latte da decenni ormai? Eh sì. Arriva addirittura, mi arrivava 20 anni in campo, tutti i dettagli, perché non bisogna bere, io lo bevo, ma è tanto più elevato. Perché? Allora, grazie della domanda, perché è una cosa che sta a cuore anche a me, nel senso che le patologie tumorali mi interessano da vicino e purtroppo sento spesso questa disinformazione proprio nelle persone che ne avrebbero forse più bisogno. Allora, ci sono stati questi studi, per esempio il China Study è stato quello più di peso mediatico, che ha riportato dei dati completamente privi di fondamento, secondo cui tutte le proteine di origine animale, quindi carne, pesce, uova e latticini, latte per capirsi, facevano assolutamente male. E quindi da lì poi è stato cavalcato un filone, appunto, che poi è lo stesso del veganesimo in senso cattivo, perché poi ci sono anche dei vegani che hanno tutti altri principi dell'integratore, del naturale, no? del sostituto del latte pseudosano, che invece non è. E purtroppo ha fatto molto odio. Parlavo prima
con un altro membro del CICAP sul fatto che molto spesso le pseudoscienze pare abbiano un volume maggiore a livello di megafono, no? Purtroppo appunto sono tanti i fattori, lì potrebbe rispondere meglio forse Giuliano. Sì, ma lo farò un seminario su questo. Sì. Quindi... Cioè, tanta gente che dice che l'uomo è l'unico animale che deve andare dopo. Sì, per esempio, questa è una delle cose. Domanda, se no la dobbiamo chiudere, mi spiace. Sì, io volevo solo chiedere questo, se non ho capito male, anche da quello che ho detto oltre questa sera, la dieta per il colesterolo lo cambia poco il colesterolo cattivo, nel senso che il prodotto per il colesterolo, però da substrati che mangio. Da substrati che mangio, quindi le uova vanno bene, però vanno sempre eliminati o ridotti i formaggi grassi e le carni grasse lavorate, sì. Quindi è solo stato rivalutato l'uovo, diciamo, da questo punto di vista. Sì, sì. E poi anche lì, io dico sempre, è come il quadro, viene bello se uso tanti colori. Io devo mangiare tante fibre, perché le fibre mi producono gli acidi grassi a catena corta che legano il colesterolo, quindi lo buttano fuori, quindi io brucio il mio colesterolo cattivo che ho già. Cioè, è anche il mangiare robe sane che mi aiuta, che non passo il colesterolo. La paglia, Sì, sì, sì. E molte verdure. Sì, sì, sì. Il movimento anche. Sì, il movimento. Va bene, allora ringrazio tutti.